Assessore, un momento importante oggi nel quale anche la Regione Puglia presenta l'agenda di genere. È un momento davvero molto importante. Noi stiamo segnando il passo perché siamo assolutamente consapevoli che se non si recupera il divario di genere non ci potrà essere uno sviluppo sostenibile. E dall'interno del festival We Are Women è stata presentata l'agenda di genere della Regione Puglia, una strategia regionale trasversale che attraversa tutte le politiche economiche, sociali, formative, culturali, urbanistiche e sanitarie e che sarà il riferimento per il prossimo futuro. L'obiettivo dell'agenda è dotare la giunta regionale, ciascun assessorato e tutte le strutture tecnico-amministrative regionali di un documento di programmazione strategica integrato. L'agenda di genere rappresenta oggi un momento assolutamente importante, fondamentale in questa strategia regionale per il superamento del divario di genere. Mancano all'appello 370.000 posti di lavoro per le donne rispetto al 2019, quindi noi dobbiamo chiaramente puntare moltissimo verso il lavoro, naturalmente un lavoro che sia dignitoso, che sia di qualità. E la strategia regionale dell'agenda di genere punta rispetto proprio a questo tema, per cui tutte le strategie che vengono messe in atto, che verranno messe in atto con l'agenda di genere, sicuramente riusciranno a far superare questo momento che per la Puglia poi e per il Sud è ancora più grave.